Siamo qui per parlare con Filippo Mittino del libro Raccontare, raccontarsi dell'editore Mimesis che è appena uscito. Ecco Filippo, puoi raccontarci qualche cosa sulla genesi di questo testo? Sì, Raccontare per raccontarsi è un libro che nasce, credo, da due idee seminali. Una più legata alla mia storia, che è il libro Il Minotauro di Fornari degli anni 70, e uno invece più casuale, nel senso che ho recuperato casualmente in un book crossing un libro che si intitolava Il Mago Smagato, uscito sempre per Feltrinelli, sempre negli anni 70, del gruppo di Mara Selvini Palazzoli. E ero stupito dal fatto che entrambi in quegli anni parlavano di scuola, parlavano di un modello psicanalitico dentro la scuola, e Fornari da una parte analizzava un consiglio di classe e quindi capiva le dinamiche affettive che stanno nelle comunicazioni scolastiche. Il gruppo della Selvini Palazzoli invece parlava del mago smagato come di quel professionista che arriva a scuola e viene così caricato di un'aspettativa onnipotente nella speranza che possa risolvere i problemi di tutti. E avendo fatto per anni lo sportello ho capito che quei due aspetti lì per me erano centrali, cioè sia il riuscire a comprendere che cosa ci sta a un livello affettivo nelle dinamiche scolastiche, ma anche a, come dire, smitizzare un po' l'idea del mago e dire il professionista viene perché ha una mente prestata per pensare e quindi si è tutti allo stesso livello e si fa un mestiere quasi di bottega insieme e non con delle aspettative magiche. Mi piacerebbe che ci raccontassi qualche cosa sui laboratori narrativi, che sono un'altra parte di contenuto di questo testo. Beh, il laboratorio di scrittura per emozioni credo che sia un laboratorio per poter ascoltare i ragazzi e per poterli andare a prendere esattamente dove sono come momento evolutivo. Quindi è un modo per riuscire a permettere loro di raccontare desideri, paure, emozioni e su quelle lavorarci, e su quelle cercare di costruire un clima affettivo di classe che possa permettere loro di capire sia il momento di crescita, ma anche di condividere quello che sta accadendo lì dentro. Raccontare e raccontarsi, edito da Mimesis, un libro di Filippo Mittino.